qui vicino, abbiamo fatto una presenza di digiuno, una giornata di digiuno per la pace. Vi dico anche che in Italia molti sono i gruppi che stanno digiunando, a Mestre c'è un digiuno che va avanti dal 14 febbraio. È una delle attività che il coordinamento Torino per Gaza sta organizzando e oggi abbiamo proposto questa forma di esperienza e di protesta e di riflessione personale. Il digiuno, specialmente di un giorno, non smuove niente, è una cosa simbolica, però ci fa pensare attraverso il nostro corpo, la carenza di cibo anche solo per un giorno, che la debolezza può trasformarsi in forza e che allora il digiuno è una forma di addestramento, non quella militare come fanno i soldati, ma è una forma di addestramento per recuperare forza interiore in caso di necessità più importanti, e questa è una necessità importante perché la situazione a Gaza è diventata veramente intollerabile, lo sappiamo bene, non la faccio lunga perché i numeri e quello che sta succedendo li sappiamo, almeno quelli qua presenti. E allora vi leggo, volevo ancora dire che la forma, il digiuno sapete benissimo, perché chi è qua e da 109 volte sa benissimo cosa vuol dire essere perseveranti e continuativi, la forma di protesta del digiuno l'ha portata avanti Gandhi per molti anni, l'ha portata avanti Danilo Dolci in Sicilia per molto tempo contro la situazione di sfruttamento dei contadini, Aldo Capitini pure, e noi insomma nel nostro piccolo cerchiamo di riprenderla e poi troveremo altri modi per continuarla. Vi leggo solo velocemente però gli obiettivi che sono... I digiuni dovrebbero avere obiettivi specifici e raggiungibili, questi sono molto alti ma speriamo che prima o poi col tempo si raggiungano. Per il cessate il fuoco di tutti i fuochi, si impedisca il genocidio e si ponga a termine la pulizia etnica del popolo palestinese che va avanti almeno dal 1948 e che ha visto ieri sera per caso un pezzo di trasmissione di Propaganda Live, Francesca Mannocchi ha potuto vedere come la pulizia etnica è perseverante e portata avanti con lucidità dal governo israeliano attuale. Per la fine dell'occupazione dei territori palestinesi, per la liberazione dei prigionieri di entrambe le parti, per l'immediato soccorso alla popolazione palestinese e ripristino dei finanziamenti all'UNRWA. Ecco, mentre i nostri governanti si fanno belli accogliendo 2, 3, 4 bambini palestinesi, hanno tolto per primi i finanziamenti all'UNRWA. E allora capite che questa è una grande, grande ipocrisia. Per negoziati permanenti che ricerchino soluzioni di pace e sicurezza per tutti i popoli del Medio Oriente. Fermate la strage, basta complicità a tutti i livelli. Grazie.